Barone Vassallo, siamo al 23 aprile 2024, siamo quasi, anzi, siamo all'antivigilia e tra poche ore sarà la vigilia del 25 aprile. 25 aprile, una giornata che dovrebbe essere importantissima per gli italiani. Il 25 aprile, la liberazione. Un popolo che è stato liberato da una dittatura. È ok. Questo popolo, almeno fino agli anni 60, ha dimostrato che sapeva apprezzare la libertà. Poi arrivò un qualcosa che arrivò nel 73, la crisi petrolifera. I più, diciamo, âgé di questo canale sicuramente ricorderanno. C'era la proibizione di utilizzare l'automobile per non consumare petrolio, perché un'altra cazzata storica che hanno detto era che il petrolio si stava esaurendo. E lo stesso popolo che aveva voluto il 25 aprile si trovava di colpo a non avere più la libertà di poter uscire la domenica, perché c'erano le domeniche senza auto. Le domeniche senza auto, che però poi, dato che eravamo un paese ancora con probabilmente un po' di intelligenza, un po' di capacità, anche un po' di senso di ribellione, quando hanno visto che le persone si compravano in famiglia macchine con doppia targa, quindi una macchina con un finale dispari, una macchina col finale pari, perché c'erano anche le domeniche di pari o dispari, dopo hanno smesso per un po' di tempo. Poi arrivarono i meravigliosi anni 80, che però sono stati anche lì non senza dei punti di prova della riduzione della libertà. Io mi ricordo famoso superbollo sulle auto diesel. Mi ricordo quando c'è stato un periodo nell'88 in cui rappresentanti di commercio, operai, persone che andavano al lavoro venivano fermate con la propria auto, fatto alla bella e meglio l'opacimetro, e molto spesso tolto un libretto di circolazione e mandati a revisione straordinaria, perché secondo le solerti forze dell'ordine inquinavano troppo i loro diesel. Era già un qualcosa che era difficile da immarginare, perché dal superbollo non si poteva scappare, perché dalla prova con l'opacimetro di una solerta pattuglia della polizia sull'autostrada o sulla via statale non potevi scappare. Poi arrivarono gli anni 90, in cui la famosa notte di maggio del 92, Amato fece un prelievo forzoso su tutti i conti correnti, perché bisognava salvare le finanze dello Stato.
E tante persone applaudirono questo. Nel 92 applaudirono anche il trattato di Maastricht. Il trattato di Maastricht era il cappio al collo all'economia italiana. Poi nel 93 obbligarono tutti a demolire le loro auto e a fare le prime catalizzate. Se tu non avevi la macchina catalizzata non potevi entrare in città, non potevi andare in giro la domenica, non potevi, non la vendevi più. 97 arrivò quell'altra mortadella schifosa e mise gli incentivi. Gli incentivi che non erano altro che una truffa, ma tantissimi italiani, credendo di essere liberi, credendo di essere furbi, credendo di essere intelligenti, ci caddero. Era il primo baluardo di fine millennio che si mascherava da scelta libera, ma era una scelta indotta e obbligata. Arrivò il 2000, arrivò il 2002, arrivò l'euro, arrivò Monti. Vi ricordate la manovra di lacrime e sangue? Arrivò la legge Fornero, arrivò il 2012, 13, 14, governi tecnici, governi non votati da nessuno, arrivò il 2019, arrivò il 2020, arrivò per la prima volta l'obbligo di non uscire, l'obbligo di farsi un trattamento sanitario e l'obbligo di non andare al lavoro se quel trattamento sanitario non fosse stato compiuto. Allora io mi chiedo, si può ancora parlare in Italia di liberazione? Si può ancora parlare in Italia di un popolo libero? Si può ancora festeggiare in Italia la liberazione? Quando abbiamo attorno milioni di persone che ascoltano e seguono tutte le assurde regole, tutte le assurde leggi di psicopatici all'ennesima potenza. Ho visto una pubblicità su Facebook del Festival dell'Oriente. Festival dell'Oriente vuol dire festival di cibo a base di insetti. Ho visto pubblicità assolute e assurde che dicono la tua libertà di muoverti è solo con l'auto elettrica. Ho visto persone che rappresentavano delle nazioni e poi una di queste che voleva uscire dall'euro e segava il ramo su cui erano seduti. Come facciamo a festeggiare dopodomani la liberazione quando siamo noi stessi che abbiamo voluto tornare in una gabbia
con delle sbarre ancora più spesse di quelli che potevano essere in origine. Mi viene il voltastomaco a pensare alla festa della liberazione in questo momento. Mi viene il voltastomaco. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.